quanto riguarda invece una società commerciale può avere degli indicatori completamente diversi. Ecco quindi che le performance sono delle performance che vanno misurate, sono libere, sono quelle con cui il management gestisce l'azienda e vanno descritte all'interno dell'informativa. Io ho fatto il caso della BASIC. Santorizzo, partner di Deloitte, una società altrettanto partner di Skillam, che oggi è stato presente al workshop sulla comunicazione finanziaria. Ci può dire perché è importante che un'impresa adotti i principi IAS? Ma direi partirei... Quali sono i vantaggi? Sì. Sì, direi che i principi IAS regolano un modello informativo che è stato adottato oramai in modo obbligatorio da tutte le società quotate. Questa informativa è un'informativa che fornisce a qualunque investitore la possibilità di apprezzare di questa azienda quali sono i parametri economico-finanziari fondamentali, quindi la sua capacità di generare reddito e quindi valore nel tempo, come pure tutta una serie di informazioni connesse ai rischi che quell'impresa sostiene nel suo tipo di business. Può apparire un corpo complicato nell'adozione e nell'applicazione, ma in realtà le aziende che hanno affrontato questo percorso hanno beneficiato dell'adozione di questo corpo di principi contabili, in quanto costringe l'impresa a rivedere i suoi processi e a iniziare a gestire una serie di informazioni, prima internamente e poi dedicate al mondo esterno, in modo strutturato. Oggi, se un'impresa vuole anche di medie dimensioni confrontarsi col mercato esterno per poter crescere, svilupparsi, ottenere una nuova linea di finanziamento o quant'altro, compete con tante altre imprese. Sempre di più gli investitori, e quando parlo di investitori immagino altre imprese, fondi comuni di investimento o il normale operatore che dal suo computer decide di acquistare un'azione, compete con tantissime altre aziende. Quindi l'investitore, per poter fare un investimento o un finanziamento all'interno di un'impresa, vuole di quell'impresa conoscere la sua capacità di generare reddito in futuro e quindi anche conoscere quali tipi di rischi questa impresa ha, rischi di concentrazione, rischi di produzione, rischi legati alla tipologia di clientela, rischi legati alla tipologia di fonti di approvvigionamento. Quindi direi che in molti casi durante la mia vita professionale ho assistito aziende a rivedere il loro sistema informativo di reporting per un passaggio agli IAS, e anche se non sono passati poi a questo corpo di principi contabili, in realtà hanno fatto tesoro di tutta una serie di informazioni per rivedere in un senso critico e propositivo il loro sistema informativo e gestionale di impresa. Quando si parla di competitività, noi cerchiamo di declinare questo concetto in maniera sempre più macro, no? In questo caso ovviamente parliamo soprattutto di aiutare le aziende a crescere, no? E quindi più lavorano in senso ampio a livello internazionale, più saranno spinte ad adottare questi principi IAS. Sì, direi che se un'impresa oggi vuole confrontarsi e soprattutto vuole operare in certi contesti, spesso si trova a dover fornire una serie di informazioni, non necessariamente intese come bilancistiche, ma una serie di informazioni che vanno dal bilancio ma anche al piano strategico dell'impresa, a degli investitori. Quindi competere può voler dire avere la possibilità di accedere a strumenti finanziari diversi, un bond, un aumento di capitale attraverso una quotazione in borsa o nel secondo mercato, la possibilità di ottenere un finanziamento da un investitore istituzionale o da un private equity. Quindi si può trovare con la necessità di ottenere un finanziamento straordinario per potersi sviluppare, per poter fare un investimento che non è in grado di finanziare attraverso un autofinanziamento operativo.
Ora, per fare questo e per essere pronta a fare questo, spesso deve essere dotata del giusto corredo, senza il quale non potrebbe nemmeno sedersi al tavolo per fare certe operazioni con una serie di operatori globali che necessitano di avere le informazioni strutturate secondo certe modalità. Quindi è come aprire, diciamo, nuovi orizzonti sul mondo dei finanziamenti a livello alternativo rispetto a un sistema bancario. Assolutamente, è una delle modalità con cui riuscire a disintermediare la propria necessità di finanziamento dal sistema bancario. Un bond tante volte permette per un periodo sufficientemente lungo di non doversi preoccupare, ad esempio, di rinnovare continuamente delle linee di finanziamento, di dover essere assoggettati a dei covenant, a volte finanziari o industriali pesanti, e quindi può essere uno strumento utile soprattutto per finanziare degli investimenti di sviluppo di lungo periodo che vanno generalmente nella via dell'internazionalizzazione. Che cosa direbbe una piccola azienda che magari è anche invogliata a venire a fare questo corso di formazione, ma pensando alla dimensione strutturale forse dobbiamo magari incoraggiarla? Ma io penso ad esperienze in cui, faccio un esempio, una piccola impresa che faceva 6 milioni di fatturato, ma che era leader nel suo settore, ha avuto l'opportunità di rilevare un business in Germania e in America e automaticamente è diventato un'azienda, un gruppo da 40 milioni di fatturato. Questo è avvenuto veramente nell'arco di 2 anni. Ora, questa azienda però era dotata di un sistema informativo che le permetteva di poter garantire ai finanziatori dell'operazione che c'era senso strategico in quello che stava facendo. Quindi questo, io direi che questo tipo di formazione non è tanto legata a chi vuole passare agli IAS o meno, ma comprendere che il dotarsi di certi sistemi informativi in grado di fornire un certo tipo di informazione è un passaggio che prima o poi tantissime aziende, anche piccole, devono affrontare. Per cui direi che non è tanto un corso sugli IAS o per gli IAS, ma un corso che permette di comprendere come oggi gli investitori, intendendo per investitori in senso ampio, penso a degli azionisti piuttosto che a dei finanziatori come un private equity, un fondo comune o dei finanziatori attraverso delle obbligazioni, sono disponibili a finanziare un'impresa, però se e solo se l'impresa è in grado di fornire un certo tipo di informazioni strutturate in un certo modo. Direi anche che gli IAS aiutano in qualche misura a comprendere che certi parametri che possono apparire necessari per fornire informazioni ai terzi sono soprattutto importanti per gestire oggi l'impresa nei nostri giorni, quindi indipendentemente dal fatto di voler passare o meno agli IAS. Questo è un po' il suggerimento che potrei dare. Grazie, quindi mi sembra comunque di poter ribadire che fare questa esperienza di formazione sia comunque un fatto strategico. Sì, infatti il titolo anche del workshop, che era la comunicazione strategica, non è tanto passo un nuovo corpo di principi contabili, ma per provare a pensare in modo strategico che tipo di informazioni devo avere per avere accesso ai mercati, in senso ampio. E per il futuro. E per il futuro. Grazie. Grazie a voi.